Oggi l'emergenza è bloccare il contagio. De Luca domani chiude tutto. E dai, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina. A volte sembra di avere a che fare con persone che sembrano ragazzini alla prima comunione. Questa è un'idiozia. Ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Sta mangio del culo. E dai, c'è un 10% di responsabili. Devono essere neutralizzati e messi in condizione di non nuocere. I quartieri vanno militarizzati. Chi arriva da quelle zone deve essere identificato. Tutti allegri all'insegna del chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Bene, quelli che volevano essere lieti 10 giorni fa adesso se ne sono andati lietamente negli ospedali. E dai. And on, is it questive you want masker? No. Il cervello, la testa serve non solo per dividere le orecchie, ma anche per connettere i neuroni, cioè per far funzionare la mente. Noi non guarderemo in faccia a nessuno. In Cina si sta uscendo. Ovviamente hanno anche dei metodi educativi, pedagogici di diversa efficacia, ecco, rispetto all'Europa. Ora, nelle democrazie occidentali non esistono questi metodi terapeutici. Cioè, voglio chiarire che non è che torniamo a come eravamo 3 mesi fa. Run. E che vi possano ammazzare. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Che sarebbe anche un programma interessante. Amici cari, vediamo di capirci bene. Queste mascherine, beh, ci vuole veramente una fantasia per definirle mascherine. Questa va bene come maschera per Bunny, sapete, il coniglietto. Lo dico, qualcuno mi ha mandato qualche lettera, ma con queste decisioni noi non è che possiamo riprendere la movida. Dobbiamo fare velocemente, facciamo un augurio frenetico. Sì, che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo, vederti lì. La mia risposta è semplice, ma tu sei scemo o sei buono? C'è gente che si è bevuto il cervello. Noi non perderemo un minuto di tempo se la situazione sarà tranquilla. Se la situazione non sarà tranquilla, non ascolteremo nessuna pressione. Faremo quello che sarà necessario per tutelare la vita dei nostri familiari. Senza mascherina. Gente che va sputacchiando goccioline di saliva. È una bestia perché non ha rispetto. Punto.